Amici del Giappone, vi saluto cordialmente. Questa sera io voglio prendere l'occasione per darvi una buona notizia. Noi abbiamo, ecco, queste sono le bozze che ho ritirato un'ora fa dalle mani di Marco Sorfanelli, il figlio di Marino Sorfanelli, che mi stanno pubblicando questo mio saggio, questa mia raccolta di saggi sul valore, sulla proprietà popolare della moneta. Il titolo di questo piccolo libro è un opuscolo tascabile, perché abbiamo voluto usare un mezzo di propaganda molto semplice e che potesse essere acquistato a prezzo molto modesto. Questo libro verrà a costare sui 6 euro, io penso, non di più. Ecco, questa idea di proporre questa linea culturale basa sulla necessità di dare una risposta alle 5 domande fatte da Pound. A queste 5 domande fino ad oggi non aveva risposto nessuno. Allora io mi sono preoccupato di rispondere a tutte e 5 le domande. Le domande che ha posto Pound sono queste: che cosa sono? Moneta, circolazione, credito, interesse e usura. E naturalmente la risposta a queste 5 domande consente poi di arrivare alla conclusione, perché dobbiamo proporre una moneta proprietà del portatore e non della banca che emette la moneta. Con la teoria del valore indotto noi abbiamo finalmente dato una spiegazione all'emissione della moneta, che deve essere fatta secondo i principi del diritto naturale e non secondo i principi del capitalismo finanziario che è inaugurato dalla Banca d'Inghilterra nel 1694. Perché noi abbiamo voluto fare questa precisazione? Vedete, con la Banca d'Inghilterra è avvenuto un fatto nuovo e molto importante. La Banca d'Inghilterra, sulla base di un deposito d'oro, ha detto: io emetto moneta carta convertibile in oro, quindi io posso dire che questa moneta carta è mia perché la riserva è mia. Questo ha consentito alla Banca d'Inghilterra di giustificare l'emissione della moneta prestandola a chi la prendeva in accettazione. Che significa questo passaggio? Vedete, quando la persona, chiunque, accetta la moneta, non si rende conto che l'accetta gravata di debito verso la banca centrale, perché lo Stato o le banche di risparmio accettano la moneta all'atto dell'emissione col corrispettivo del debito, cioè in prestito. E allora il cittadino, essendo rappresentato dallo Stato che accetta in prestito la moneta, è caricato di questo debito senza che se ne accorga, e questo debito lui lo paga con le tasse e con gli interessi bancari. Addirittura noi abbiamo dimostrato che in molti casi l'ammontare del debito è superiore all'ammontare della moneta messa in circolazione. E la grave situazione che si è verificata recentemente in Argentina è la conferma di questo fatto. Io ho parlato ieri con due avvocati argentini che sono venuti in un colloquio presso il comune di Guardiagrele insieme al sindaco di Guardiagrele Franco Caramanico, e abbiamo analizzato la situazione gravissima che si sta verificando in Argentina. In Argentina si è toccato con mano quello che succede già da tempo a livello mondiale nei popoli del terzo mondo. Cioè, noi vediamo che 50 milioni di uomini muoiono di fame ogni anno non per mancanza di roba da mangiare, ma per mancanza di denaro per comprare il cibo e le materie prime fondamentali, indispensabili. Che significa questo? Vedete, quando la moneta era d'oro, la rarità dell'oro era rigida e non controllabile. Abolito l'oro anche come riserva dal 15 agosto del 1971 con la fine degli accordi di Bretton Woods,
Noi abbiamo avuto la prova storica che la rarità della moneta non è più condizionata dalla riserva, perché la riserva non c'è più. Quindi l'oro, la rarità dell'oro è diventata una favola che si è voluta continuare ad applicare arbitrariamente alla moneta nominale fatta di carta, di simboli di costo nullo, vero? Perché? Perché i vertici bancari hanno preteso di giustificare la rarefazione monetaria secondo la logica della grande usura. Cioè quello che si tiene conto nella graduazione della rarità monetaria oggi non è la regola fondamentale che noi abbiamo elaborato all'università. La legge della rarità, è chiaro che deve esistere la rarità della moneta, non è che noi possiamo fare quantitativi illimitati, infiniti di moneta, però dobbiamo stabilire la legge della rarità, e la legge della rarità noi l'abbiamo precisata, abbiamo detto, tenuto conto che il prezzo di mercato non è solo l'indice del valore dei beni, ma è l'indice del punto di saturazione del mercato, per cui il mercato è saturo quando il prezzo tende a coincidere con i costi di produzione. Quando questa tendenza si verifica bisogna fermarsi, sia a produrre moneta che a produrre beni, perché gli incrementi di moneta vanno commisurati agli incrementi dei beni reali, e l'incremento dei beni reali va commisurato al bisogno concreto che la società ha di tutti i beni. La risultante, l'equilibrio, ovvero di tutti i prezzi, di tutti i beni e di tutti i costi di tutti i beni, sono ormai desumibili dai sondaggi statistici. Quindi noi possiamo, con una ragionevole approssimazione, stabilire qual è il limite della rarità della moneta. Questo che significa? Che noi, quando diciamo il prezzo coincide col costo, quello è il momento che bisogna fermarsi, noi teniamo conto come parametro di riferimento, non parametro di riferimento misurare la moneta alla moneta, come avviene quando si pretende di combattere l'inflazione prescindendo dall'indagine sulla necessità degli incrementi produttivi di beni reali. Quando noi abbiamo invece il concetto dell'adeguamento dei prezzi ai costi e l'equilibrio prezzi-costi, su quel principio noi possiamo stabilire la legge della rarità. Questo consente di sostituire alla rarità programmata dai grandi usurai delle banche centrali una rarità scientifica, cioè si afferma un principio che tecnicamente si chiama di discrezionalità tecnica. Questo principio può essere consolidato, istituzionalizzato in un accordo internazionale. Oso dire che con i progetti che noi abbiamo fatto, che abbiamo detto la moneta deve essere proprietà del portatore, senza riserva, perché abbiamo dimostrato che la riserva non serve, tant'è vero che dal 15 agosto del 71, abolita la riserva, se fosse stata necessaria, da quella data il dollaro doveva perdere totalmente il suo valore, mentre non solo non ha perso valore, ma si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Quindi abbiamo la prova storica, oltre quella scientifica, che la riserva non serve. E quando si ha la riserva si definisce la moneta come valore creditizio, cioè come debito o credito, mentre abbiamo dimostrato che la moneta è un valore indotto e non ha un valore creditizio. E abbiamo dimostrato la differenza che c'è tra cambiale e moneta. La cambiale, dopo che io l'ho pagata, la strappo, perché il credito si è estinto. Mentre la moneta continua a circolare dopo ogni transazione, perché come ogni unità di misura è un bene ad utilità ripetuta. Questo vuol dire che la moneta ha valore indotto e non ha valore creditizio, cioè la moneta si distingue dalla cambiale, perché mentre la moneta incorpora valore indotto, cioè la misura del valore, il valore della misura, per la cambiale si incorpora un valore creditizio, che è l'adempimento causa la estinzione della cambiale. Io la cambiale, dopo che l'ho pagata, la strappo, non serve più. La moneta continua a circolare. Quindi su questa distinzione noi finalmente abbiamo liberato la cultura monetaria da un equivoco gravissimo.
Noi vediamo che oggi, per esempio, le gravi crisi economiche che attanagliano i grossi complessi imprenditoriali, sia in America, sia in Europa, in Italia, in Germania, perché questo avviene? Perché i monetaristi non distinguono tra debito e moneta. Hanno detto la moneta è debito, tant'è vero che la Banca d'Italia, la banca centrale, quando fa la contabilità, la moneta all'atto dell'emissione la riporta a debito, mentre non può riportarla al debito, perché all'atto dell'emissione la presta, la emette, quindi con la posizione di proprietario la banca centrale. Quindi quando la banca centrale ha la proprietà non può riportare a debito un valore positivo qual è la proprietà della moneta. E allora che cosa avviene? Che noi dobbiamo capire che tutta la massa dei valori monetari che sono riportati in bilancio dei grandi complessi delle multinazionali, dei grandi complessi delle banche centrali, questa massa numerica va distinta tra moneta, che è bene reale, oggetto di proprietà, e debito o credito della moneta. Perché la moneta è oggetto di credito e di debito, non è debito essa stessa. Quando si concepisce la moneta oggi come debito, si esprime il debito come mera espressione contabile, perché si concepisce un debito che non esiste. Quando la Banca d'Italia, a chiusura del bilancio, riporta a debito la moneta che mette prestando, di cui cioè è creditrice la banca non può essere ad un tempo debitrice e creditrice per la stessa causa giuridica all'atto dell'emissione. Quindi, una volta che abbiamo chiarito questo, finalmente abbiamo cominciato a capire che se vogliamo riordinare il sistema monetario mondiale, noi dobbiamo partire dalla premessa che il valore della moneta è un valore indotto. Il valore del prestito è un valore diverso da quello della moneta. E ha chiarito questo, dobbiamo capire che tutti possono prestare denaro tranne chi lo emette, perché chi crea il valore è chi accetta la moneta, non è chi la emette. Una volta la banca poteva dire la moneta è mia perché la riserva è mia, perché c'era la riserva, allora poteva dire io posso emettere la moneta prestandola, quindi nella qualità di proprietario perché ho la proprietà della riserva. Abolito la riserva, questo ragionamento non si può fare più. Quindi all'atto dell'emissione la moneta va dichiarata di proprietà del portatore, e ho voluto chiarire proprietà del portatore significa applicare la regola che il miglior posto per conservare i soldi sono le brache del popolo. In altri termini, il sistema monetario è come il sistema del sangue nel corpo umano. I globuli rossi prelevano ossigeno e portano ossigeno a tutto il corpo, fino ai vasi capillari. Sulla punta delle dita noi abbiamo i vasi capillari alle quali arriva il sangue. Il sangue che cos'è? I globuli rossi che portano ossigeno. Quando noi cominciamo a capire che la moneta è come il sangue del mercato, possiamo capire che la moneta, l'ossigeno monetario, è il potere d'acquisto. I globuli rossi sono i simboli monetari che portano ossigeno, cioè potere d'acquisto, in tutta la periferia. E allora dobbiamo capire che come il corpo umano è sano quando anche il sistema periferico è rifornito di ossigeno, così la moneta deve rifornire dell'ossigeno monetario, cioè del potere d'acquisto, anche gli individui più poveri, anche quelli che stanno alla periferia del corpo sociale. Perché chi crea il valore della moneta è la convenzione, l'uomo per il solo fatto che vive, per il solo fatto che accetta moneta, contribuisce a creare convenzionalmente il valore della moneta, come si crea convenzionalmente il valore del francobollo d'antiquariato, che ha valore senza riserva. Questo sangue monetario, vero, ha come ossigeno il valore indotto. Fino ad oggi tutti i monetaristi avevano ignorato la differenza tra valore creditizio e valore indotto. Allora avevano detto la moneta è debito, e quando hanno detto debito hanno riportato tutti i valori,
sia quelli del debito sia quelli dei beni monetari oggetto del debito, che sono valori positivi, che sono beni reali oggetto di proprietà, l'hanno riportati tutto a debito. Questo vuol dire programmare il fallimento a decisione arbitraria del governatore della Banca Centrale. Perché il governatore della Banca Centrale può dire: siccome io tutto il sangue che tu hai te l'ho dato in prestito, io posso richiedere in prestito tutto il sangue che ti ho dato in prestito. Quando si richiede di colpo la restituzione del sangue che è stato dato in prestito, succede quello che è successo in Argentina. In Argentina perché noi abbiamo avuto questo squasso del sistema? Perché è stata la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve Bank, che ha emesso i dollari prestando. A quale costo? Siccome il dollaro non ha riserva, l'unico costo è quello tipografico. Allora il compenso che è dovuto a una banca centrale è quello che normalmente è dovuto a una tipografia. Al costo tipografico io devo pagare i dollari all'atto dell'emissione, non in prestito. E allora ecco che su queste premesse noi abbiamo programmato per il 13 di settembre a Guardia Grele una giornata per promuovere una regolamentazione convenzionale di tutte le monete del mondo, proponendo una convenzione monetaria dopo la fine degli accordi di Bretton Woods. Cioè, dopo gli accordi di Bretton Woods, noi proponiamo gli accordi di Guardia Grele. Quali sono i punti che noi proponiamo? Qualunque moneta, qualunque sia la banca. Pronto? 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 Comunque, noi che cosa vogliamo proporre? Noi vogliamo proporre questo convegno che noi facciamo a Guardia Grele, dopo gli accordi di Bretton Woods che sono oramai finiti, noi abbiamo un regime coloniale della moneta. Noi abbiamo la banca imperiale, che è la Federal Reserve Bank, cioè il dollaro, e collegati con la Banca d'Inghilterra, che è la sterlina. Queste due banche hanno in pugno il controllo del sistema monetario mondiale. Perché? Perché si è sostituita alla riserva d'oro la riserva. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera professore. Sì. Posso farle una domanda semplice? Sì. Una delle volte precedenti lei aveva parlato della Banca d'Italia come una società per azioni. Sì. Ecco, io ho provato a cercare ma non sono riuscito. Per sapere chi sono questi azionisti, sì, dove posso cercare? Beh, guardi, io le dico una cosa. Per sapere questo noi abbiamo fatto delle ricerche, e chi ha fatto queste ricerche è il professor Antonio Pantano, sì, che ha lavorato con me alla scuola della moneta ad Atri. Lui ha fatto la ricerca e ha dimostrato che gli azionisti della Banca d'Italia sono 91, e sono 91 persone giuridiche, quindi sono casse di risparmio, società di assicurazioni, enti, fondazioni, adesso non mi ricordo tutto, ma sono 91 enti. Questi 91 si chiamano partecipanti, neanche azionisti. Ecco, e sono società per azioni a loro volta. Quindi questo anonimato serve per nascondere le grandi mangiatoie. Perché chi ruba, ruba di nascosto. Ecco, noi abbiamo messo in evidenza che la Banca Centrale è una società privata a scopo di lucro, tant'è vero che paga le tasse. E naturalmente con queste caratteristiche continua a esistere la Banca Centrale Europea, tanto che noi prima dell'emissione dell'euro abbiamo fatto una diffida come sindacato antiusura alla Banca Centrale Europea. Abbiamo detto alla Banca Centrale: se tu non ci dici di chi è la proprietà dell'euro, l'euro non può circolare come moneta legale. Non può circolare come moneta legale. Naturalmente, malgrado questa nostra diffida, la Banca Centrale ha emesso l'euro prestandolo. Però oggi noi possiamo ben dire che, siccome abbiamo tempestivamente contestato il diritto all'emissione perché non si sa di chi è la proprietà,
e quindi manca la certezza giuridica dei creditori e debitori della fase di circolazione, noi abbiamo il diritto di pretendere la moratoria dei debiti, e questa pretesa della moratoria dei debiti dovrà o prima o poi essere concessa dai magistrati e dal Parlamento e dal Senato, perché? Che basa sul notorio. Io ho diritto di sapere di chi è la proprietà dell'euro, perché prima, quando c'era la riserva d'oro, lo sapevo, la banca era proprietaria della moneta perché era proprietaria della riserva d'oro, perché la moneta era concepita come un titolo di credito rappresentativo della riserva. Quindi la banca diceva: circola la moneta che è mia e quindi te la posso dare in prestito perché la proprietà è mia, può prestare denaro solo il proprietario, non altri. Quindi perché questa? Perché c'era la riserva. Abolita la riserva dal 15 agosto del 71, questo ragionamento non si può fare più, tanto è vero che sull'euro non c'è scritto nulla, mentre sulla lira c'era scritto lire 100.000 pagabili a vista al portatore, ed era una regola antica che poi è stata abolita, ma almeno era una certa giustificazione della proprietà monetaria da parte attribuita alla banca centrale. C'era questa oggi con l'euro neanche questo, c'è un numero, c'è la firma e abbiamo la certezza che non c'è la riserva perché è stata abolita dal 15 agosto del 71. Abbiamo quindi la certezza che la banca centrale stampa e presta al valore monetario e guadagna la differenza tra costo tipografico e valore nominale. Questa differenza di valore è creata non dalla banca ma dalla convenzione sociale. Siamo noi che creiamo il valore della moneta, non è chi stampa la moneta. Ecco perché quando Berlusconi ha detto: noi vogliamo ridurre le tasse eliminando gli sprechi, io ho fatto una nota che è stata pubblicata su Abruzzo Press, sull'agenzia stampa, in cui ho detto: niente di meglio che abolire gli sprechi, ma gli sprechi vanno aboliti non per ridurre le tasse, ma in quanto tali. Qualunque spreco va abolito per principio. Fatta questa precisazione, siamo ben lieti che Berlusconi abbia messo il dito sulla piaga. Però, quando si vuole fare l'eliminazione degli sprechi, noi abbiamo detto, qua non possiamo stare a giocare con le pagliuzze, noi abbiamo la trave, e la trave è la differenza tra costo tipografico e valore denominale della moneta. Quando noi alla banca centrale restituiamo una gran parte dei soldi che i cittadini pagano con le tasse, una gran parte delle tasse che noi paghiamo va a finire nelle tasche degli azionisti della banca centrale, perché la banca centrale emette prestando, quindi quando noi restituiamo, quei soldi vanno a finire in tasca agli azionisti, e non è uno scopo pubblico. Quale dovrebbe essere lo scopo per l'uso dei prelievi fiscali? Quindi, arrivati a questo punto, che cosa emerge? Che alla banca centrale noi dobbiamo dare come corrispettivo quello che viene pagato normalmente a una tipografia, perché con l'abolizione della riserva le banche centrali sono diventate delle tipografie che vendono la carta a peso d'oro, non a costo tipografico. La differenza tra costo tipografico e valore nominale della moneta è uno spreco che noi dobbiamo eliminare per ridurre le tasse. Ecco perché noi facciamo il convegno a Guardia Grele. E il convegno a Guardia Grele noi che cosa proponiamo? Noi proponiamo che all'atto dell'emissione ogni Stato trattenga all'origine quello che gli serve per scopi di pubblica utilità, non che mette le tasse e poi ritira, quindi noi già abbiamo la denuncia dei redditi, gli scontrini, le bolle d'accompagnamento, le fatture, tutto questo mare di pezzi di carta e di lavoro sterile va abolito. Quando noi dica allo Stato, dichiarata la moneta proprietà dei cittadini, lo Stato trattiene quello che gli serve, punto e basta. Che poi il cittadino possa integrare con un prelievo fiscale di adattamento quello che ulteriormente deve pagare, questo è una cosa che si può anche capire, però il grosso che serve allo Stato noi lo dobbiamo prelevare all'origine, ed è molto importante questo ragionamento, perché una volta che noi abbiamo detto lo Stato potrà tenere in partenza i prelievi fiscali all'atto dell'emissione, abbiamo detto primo che la moneta è di proprietà dei cittadini, secondo
che quando lo Stato fa i prelievi fiscali si leva il mal tolto dalle tasche degli azionisti delle banche centrali, che sono dei parassiti, perché questi si mettono in tasca la differenza tra costo di credito e valore nominale. Su questo argomento mai nessuno ne ha parlato. E allora ecco che noi abbiamo segnalato la cosa chiamando in causa personalmente Berlusconi. Quando Berlusconi ha detto voglio eliminare gli sprechi, io ho detto ti metto alla prova. Qual è il grosso spreco? È quello che noi paghiamo alla banca centrale dopo aver fatto i prelievi fiscali per pagare gli azionisti della banca centrale, i quali si appropriano della differenza tra costo tipografico e valore nominale. Questa è la trave. Se tu vuoi fare gli altri sprechi, sono pagliuzze. E allora l'abbiamo preso di petto questo argomento, che non si può più prendere in giro il cittadino. Il cittadino ha cominciato a capire che la moneta deve essere proprietà di ogni singolo cittadino. Ognuno deve avere il suo codice dei redditi sociali. Il codice dei redditi sociali è come il codice fiscale, solo che mentre il codice fiscale serve per pagare, questo serve per incassare. Se la moneta è nostra, ogni cittadino spetta la parte di soldi che noi gli dobbiamo dare. Ecco perché la tasca del cittadino è come il vaso capillare del sistema sanguigno del corpo umano. Il vaso capillare va a finire alla punta delle dita, va bene? Allora, al margine che c'è il singolo cittadino. Cioè, noi dobbiamo capire che per i principi della società organica e del diritto naturale, per noi la società è l'insieme degli uomini vivi che la compongono. Dicevano i glossatori, societas sunt homines quinibi sunt, la società siamo noi. Qua invece la società è diventata un fantasma giuridico, perché Stato costituzionale, Stato socialista, banca, multinazionale, ente di Stato, sono tutti fantasmi. Quando si dà la proprietà al fantasma, allora il sangue rimane di proprietà della grande mangiatoia che si maschera sotto il fantasma giuridico. Tutti i fantasmi giuridici sono delle mangiatoie, ne vogliamo la prova. Vediamo che cosa è successo con Tangentopoli. Tangentopoli ha operato esclusivamente con i fantasmi giuridici, cioè con le grandi contabilità che sono state alterate, deformate, arbitrariamente utilizzate per mascherare le mangiatoie. Quando io dico a ogni cittadino va messo in tasca la sua quota di denaro, allora noi proponiamo questa linea e sia ben chiaro che noi del sindacato antiusura abbiamo preso una decisione. Abbiamo detto al governo Berlusconi porta avanti il discorso della proprietà popolare della moneta. Se Berlusconi non accetterà questo nostro invito, noi faremo un polo politico, un'alleanza tra vari gruppi politici di tutti i partiti favorevoli alla proprietà popolare della moneta. Siccome queste correnti culturali già sussistono ormai in tutti i partiti, perché noi abbiamo preso contatto con tutti i partiti, in tutti i partiti noi abbiamo delle correnti favorevoli alla proprietà popolare della moneta, dall'estrema destra all'estrema sinistra, perché il nostro è un programma serio, non è un programma così occasionale o limitato a un episodio, no, riguarda la revisione della struttura dello Stato, della struttura di tutto il sistema monetario e fiscale e finanziario. Quindi non è più che ci si può ignorare. Questo progetto non l'abbiamo studiato all'università per 34 anni e tutti quanti, mi ha fatto molto piacere sentire quello che ha detto il Presidente della Repubblica Ciampi quando ha detto noi vogliamo che si parli, dare a tutti la possibilità di parlare. Lo vedremo se ci danno la possibilità di parlare. Noi fino ad oggi siamo riusciti a parlare solo in qualche piccola televisione locale, ma il principio della proprietà popolare della moneta fa paura al sistema, e pur essendo noto che noi abbiamo depositato al Parlamento, al Senato, il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta, quel disegno di legge è rimasto accuratamente chiuso nei cassetti,
Perché? Perché noi vogliamo levare la mangiatoia, noi lo vogliamo levare la proprietà della moneta dalle mani dei vertici delle banche centrali. E le banche centrali vanno espropriate della moneta che va restituita ai cittadini. Ogni cittadino deve riprendere la sua parte di denaro, cioè a ogni tasca di ogni cittadino va reinserita la quota di denaro che gli spetta. Ecco che allora si comincia a capire qualche cosa, perché quando noi vediamo il Pater Noster dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, io ti devo dare il pane quotidiano, non è che ti posso dare un pezzo di pane, io ti do il denaro per comprarlo, e questo denaro te lo do perché questo valore monetario è creato per convenzione sociale senza altro costo che quello del simbolo. E siccome noi abbiamo dimostrato che ci sono milioni di uomini che muoiono di fame ogni anno, non per mancanza di roba da mangiare, ma per mancanza di denaro per comprarla, questi alimenti, ecco che noi a un certo punto pretendiamo di dare ad ogni cittadino la sua quota di reddito monetario causato dall'emissione della moneta. E questo principio è un principio sacrosanto, un principio giusto, che oltretutto dà attuazione al secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione italiana. Tutti i grandi tromboni della politica hanno detto siamo in uno Stato costituzionale, applichiamola, il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione che parla dell'accesso alla proprietà per tutti. L'accesso alla proprietà per tutti si può fare solo con la moneta, io non posso farlo con i beni reali. Se non faccio l'allevamento dei polli in batteria, perché pianifico i consumi dall'alto come conseguenza della pianificazione della produzione. E allora abbiamo il sistema dell'allevamento di bestiame umano che è crollato storicamente con gli stati socialisti, la pianificazione dei consumi, anche se il socialismo ha colto il punto centrale di porre il problema dell'istanza sociale. Per cui per quella parte il socialismo è rispettabile. Naturalmente noi arricchiti dall'esperienza passata, noi dobbiamo valorizzare una parte del capitale di Marx che fino ad oggi è stato ignorato, perché Marx nel Capitale mette sotto accusa il capitalismo finanziario della Banca d'Inghilterra, dove dice chiaramente le banche centrali sono un'organizzazione di speculatori. È inutile che noi qualifichiamo le banche centrali con i nomi, come dire, agghindate di nomi che attengono alla nazionalità, dice testualmente Carlo Marx, agghindati dall'espressione della nazionalità. No, io voglio avere i nomi e cognomi, nome, cognome, domicilio, data di nascita, numero di telefono, codice fiscale di ogni singolo azionista dei fantasmi giuridici, dei 91 fantasmi giuridici che sono i partecipanti della Banca Centrale, della Banca d'Italia o della Banca Centrale Europea. La regola non cambia. Quando noi abbiamo detto la moneta è proprietà del portatore, o la emette lo Stato, o la mette la Banca Centrale, a noi non interessa, che tanto la mangiatoia tu l'hai eliminata. Ecco perché noi abbiamo proposto il convegno di Guardia Crele del 13 di settembre. Noi proponiamo, dopo la fine degli accordi di Bretton Woods, la proposizione dell'accordo di Guardia Crele. L'accordo di Guardia Crele è la proprietà popolare della moneta. Chi si mette contro di noi sta dalla parte dei ladri, sia ben chiaro, perché via di mezzo non ce ne sono. La proprietà o è dei cittadini o è di quattro ladri che stanno in governo, e questo lo ha detto Carlo Marx. Quando Ezra Pound scoprì questo passo del capitale, che io ho citato in questo mio libro, insieme alla frase detta da Benito Mussolini, quando Mussolini parlava della guerra del sangue contro l'oro, aveva ragione da vendere e ripeteva con altre parole quello che già aveva detto Carlo Marx. Hanno detto la stessa cosa, pur essendo su posizioni politiche assolutamente antitetiche e incompatibili, quelli che parlano i fatti, scriptamanent. Loro hanno chiarito la guerra del sangue contro l'oro. L'Italia ha perso la guerra dalla parte del sangue. Meglio che se avessimo vinto dalla parte dell'oro.
però noi ci siamo stancati di perdere. A me mi hanno domandato, ma tu sei fascista? No, io non sono fascista, perché è troppo poco, perché il fascismo non aveva la scuola a livello culturale per vincere la grande usura. Noi dobbiamo vincere la grande usura, ecco perché noi abbiamo fatto una scuola, la nostra scuola della moneta, che è risultato di una ricerca di 34 anni fatta all'università, oramai è diventata una pietra angolare, non può essere più ignorata. Ecco perché noi abbiamo detto a Berlusconi: vuoi eliminare gli sprechi? La trave, leva la proprietà della moneta alla banca centrale, è inutile che noi restituiamo alla banca centrale il mal tolto, perché noi dobbiamo riprenderci i soldi nostri. Due sole cose: o Berlusconi accetta o non accetta. Se accetta, poi o vuole fare la Repubblica presidenziale o vuole fare il Presidente del Consiglio, a noi quello che interessa non è chi fa il Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, ma come lo fa. Ecco perché noi per tempo abbiamo messo il dito sulla piaga, e noi dopo il convegno del 13 di settembre a Guardia Grele è un messaggio importante che sarà trasmesso a tutte le ambasciate, a tutti i governi, a tutte le organizzazioni sindacali, alle organizzazioni della Confindustria industriali, perché il mondo del lavoro, datori di lavoro e lavoratori devono capire che noi dobbiamo a un certo punto eliminare gli equivoci. Quando si parla per esempio della flessibilità dei salari, la flessibilità dei salari vuol dire svuotare il salario, perché il salario viene svuotato dalle spinte inflazionistiche. Questo non è giusto, perché l'articolo primo della Costituzione italiana dice: la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Che vuol dire fondare lo Stato di diritto sul lavoro? Rispettare i diritti del lavoratore. Quando tu al lavoratore gli levi il potere d'acquisto del salario, questa è una truffa che era eliminata con la scala mobile. Con la scala mobile si dava al lavoratore un adeguamento del salario alle spinte inflazionistiche. Oggi con la flessibilità il lavoratore deve subire lo svuotamento del salario. Questo non è giusto. Naturalmente, che cosa proponiamo allora noi? Noi dobbiamo capire che la teoria del plus valore si può superare solamente col valore indotto. Noi dobbiamo dare ad ogni cittadino il reddito di cittadinanza per liberarlo dai bisogni fondamentali. Quando noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo rafforzato una volta per sempre la posizione del contraente più debole. Ecco allora che io ho il diritto di fare i contratti di lavoro e pretendere che i contratti di lavoro siano rispettati secondo il principio del rispetto della parola data, perché con il principio del reddito di cittadinanza e del valore indotto noi già abbiamo garantito i bisogni fondamentali di ogni cittadino e quindi anche di ogni lavoratore in quanto cittadino. Naturalmente questo principio del reddito di cittadinanza già opera con la cassa integrazione. La cassa integrazione che cos'è? È pagamento di salari agli operai che dovrebbero essere licenziati. Questi prendono reddito, non salario, perché questo reddito lo incassano senza dare il corrispettivo del lavoro. E allora se questo principio della ripartizione del reddito già esiste nella cassa integrazione, noi dobbiamo dire che deve valere per tutti i cittadini secondo giustizia, ma per fare questo secondo passo dobbiamo eliminare la grande usura delle banche centrali. Ecco che la nostra formula non è solamente una formula che riguarda un episodio, un'occasione. Noi vogliamo vedere un punto fermo. Sono 308 anni, cioè dalla fondazione della Banca d'Inghilterra e dalla nascita della sterlina, che noi andiamo avanti in regime di usurocrazia. Comandano gli usurai. Pound aveva ragione, l'Ottocento è il secolo dell'usura, ma noi possiamo dire che anche il Novecento è stato secolo dell'usura. La nostra generazione si deve assumere la responsabilità di chiudere una pagina vergognosa di storia che è cominciata con la trasformazione dei popoli da proprietari in debitori del loro denaro,
che quando la moneta era d'oro, il portatore della moneta era il proprietario, con la moneta nominale è diventato il debitore il portatore della moneta, e non se ne accorge perché il debito lo paga con le tasse e con gli interessi bancari. Per meglio dire, se ne accorge quando si mette all'orlo della disperazione, il suicidio da insolvenza è diventata una malattia sociale, non è più un episodio. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Senta, stavo guardando il suo programma adesso, ho fatto lo zapping e ho visto Telemax. Il discorso che sta facendo mi piace molto e mi complimento con lei. Grazie. E perché purtroppo mi trovo anche in una situazione che è piuttosto negativa. Io ho 27 anni, vivo da 2 anni, cioè 3 anni in Abruzzo. E questi metodi che stanno facendo a livello di contratto purtroppo mi sto trovando male. Adesso mi hanno licenziato perché mi stanno facendo fare, come si dice tra virgolette, lo sport dei tavalli, tramite sempre queste, grazie a queste agenzie interinali. Adesso io mi ritrovo senza lavoro, mi fanno fare 6 mesi, mi fanno fare, scusate il termine, il sedere così. Mi fanno fare 6 mesi di qua, ho fatto 1 anno di notte, ho lavorato sempre, non ho mai dato fastidio, ho sempre fatto il mio dovere, adesso mi ritrovo di nuovo in mezzo alla strada, con un affitto da pagare, con spese di luce, acqua, gas, eccetera. Io mi sento talmente così scoraggiato di questo governo, così scoraggiato per noi giovani, prettamente per noi giovani. Bravo. Io non so a chi fare riferimento, nessuno mi sa dare una mano, nessuno mi riesce a trovare una soluzione, perché io non trovo soluzione. Adesso ho saputo l'altra notizia, che stavo lavorando presso una nota fabbrica a Val di Sangro, molto grande, che magari uno ci si arriva pure, perché non vorrei fare cattiva pubblicità, perché la dovrei fare, e mi ritrovo di nuovo in mezzo alla strada, dopodiché aver fatto 6 mesi di notte, poi un'altra fabbrica ancora 6 mesi, 6 mesi, anzi 2 anni di notte a questa fabbrica, e anche ancora una nota fabbrica, mi scusi che parlo balbuziente perché purtroppo sto... No, si capisce benissimo. E purtroppo mi sono trovato anche a fare esperienze in un'altra fabbrica a contratto a termine, promettendomi, se si può dire tra virgolette, contratti fantasmi, promettendo con la promessa di questo rinnovo di contratto, mi hanno fatto far 6 mesi e mi hanno lo stesso cacciato, non solo a me, io sono la voce di questi altri ragazzi che non hanno il coraggio di ribellarsi a questa cosa, perché purtroppo siamo in una società che fa schifo, me lo faccia dire, mi consenta di dire questa parola, che fa schifo. Ha ragione. Perché io non posso cercare di non lo so che fare, non so che fare. Allora, mi ritrovo a questo punto, a 27 anni, senza futuro, senza mete, non so se è giusto, perché il diritto del lavoro è un diritto di tutti, un diritto dell'essere umano. Grazie. Guardi, io la ringrazio del suo intervento. Si figuri. Molto. Perché? Perché quello che lei sta dicendo è la prova di un fatto che si è verificato con l'avvento della moneta debito, della moneta nominale. Certo. Perché? Perché quando oggi chi lavora, più si indebita. Esatto. Perché ha una quantità di denaro che è coperto da un debito, quantomeno di altrettanto debito. Allora uno lavora solamente per pagare debiti, e siccome quando io pago un debito, devo poterlo pagare, ma oggi siccome tutto il denaro è gravato di debito, io non posso più sopravvivere, mi mancano i mezzi fondamentali per sopravvivere, tant'è vero che il suicidio da insolvenza è diventata una malattia sociale che non ha precedenti nella storia. E chi è che fabbrica i suicidi? È il sistema della moneta debito.
i magistrati mi hanno messo sotto processo penale. Mi hanno detto Giacinto Reti è diventato uno speculatore, ma io ho salvato dal suicidio un sacco di gente e mica gliela posso andare a raccontare questo ai magistrati. Dammi la prova, ti dovrei dare i morti come prova, la gente si deve suicidare, ecco perché ci vuole una rivoluzione, la rivoluzione ci vuole e la rivoluzione va fatta secondo giustizia. Noi vogliamo usare gli strumenti dello Stato di diritto. Però i magistrati, quando si trovano di fronte alla nostra accusa, noi abbiamo accusato la Banca Centrale Europea e abbiamo detto alla Banca Centrale di chi è la proprietà dell'euro? Non parla nessuno, neanche i magistrati. I magistrati lo sanno che se tu non mi dici che è proprietario all'origine, non puoi dire che è creditore e che il debitore è una fase di circolazione. Allora io ho il diritto di pretendere la moratoria dei debiti, perché manca la certezza del diritto per qualunque credito, e una volta che noi abbiamo dimostrato questo, o prima o poi noi imporremo questo principio sia al Parlamento sia al governo sia nel sistema giudiziario fra i magistrati, perché devono capire. E i magistrati mi mettono sotto accusa, ma io ho salvato un sacco di gente con i SIMEC. I coi SIMEC, io gli ho tolto i debiti, qui si stavano con l'acqua alla gola. Il magistrato non mi può dire dammi la prova. Se io ti devo dare la prova, li devo fare suicidare, con i morti ti do la prova. Come faccio io a darti la prova? Io sono il segretario generale del sindacato antiusura. E i contatti che abbiamo noi, li sappiamo noi, non li sanno i magistrati, i quali fanno le sentenze come se fossero degli fatti burocratici. La sentenza deve chiarire, deve togliere la sete di giustizia. Noi abbiamo sete di giustizia. E quando lei mi ha fatto adesso questa telefonata, io la ringrazio, perché nelle sue parole ho sentito la sincerità del dolore vissuto da un giovane. Io ho 5 figli, probabilmente della tua età approssimativamente. Io sto facendo questa battaglia perché so che se noi non cambiamo la moneta debito con la moneta proprietà, le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella del suicidio e la disperazione. Pronto? Pronto. Buonasera, mi scusi. Io voglio dire la stessa cosa che ha detto quel ragazzo prima. Seppure non è la stessissima cosa, però è simile. E sono pienamente d'accordo con quello che sta dicendo. Speriamo che, insomma, piano piano riesca a portare quello che sta dicendo altro, cioè a chi deve andare. Io sono pienamente d'accordo, perché così non possiamo andare. Non possiamo andare avanti. No, no, siamo disperati. Io non è che parlo a nome di tanta gente che veramente è disperata. Ecco. Io sono il primo e sinceramente molte volte ti viene proprio voglia di farla finita. A me quello, ecco, perché non ce la fai ad andare avanti. È un pagamento dopo l'altro, non ce la fai. Con gli stipendi sono miseri. Stanno espropriando le case. La gente si trova espropriate le case quando all'origine c'è la truffa della moneta. E il primo truffatore è il governatore della Banca Centrale. Io ho denunciato Ciampi, ho denunciato Fazio, e ho detto in faccia che sono dei delinquenti. Non è che gliel'ho mandato a dire. Perché io sto a rischiare? Perché è in gioco la vita dei miei figli. Io lo so, perché l'ho capito, perché l'ho studiato scientificamente. Ecco perché noi siamo partiti con la proprietà popolare della moneta. Guai a chi si mette contro di noi, rimane solo. Io sono pienamente d'accordo e sto con lei. Ecco, un abbraccio, guardi, un abbraccio a voi giovani. La ringrazio. Ecco, guardi, un abbraccio. E poi dobbiamo capire che questo momento si supererà. Noi abbiamo certezza di vittoria. Bene, signori, grazie. Io vi saluto con molto affetto e molta cordialità. Il tempo ormai è quasi esaurito e quindi vi ringrazio.